pozzo morire e non so solo parole. Mi facisti innamorare, più di prima, più da ieri. Più ti guardo e più ti voglio e non più li tuoi maneri. Mi facisti innamorare, pure di li tuoi pensieri. No, scusi, barone. Buongiorno. Oh, buongiorno. Ben arrivata. No, veramente io sono qui da qualche ora, ho attraversato la tenuta, il lungo e il largo, i vigneti, le pesche, i limoni, ho visto di tutto, le vacche, ma lei stava qua? Tutto, è certo. Vabbè, com'è certo? Chi lavora e chi sta in piscina? C'è chi... Se io avessi saputo che c'era la piscina, sinceramente, sarei venuta subito qui. Chissà perché mi era avvelenata un'idea se c'era la piscina, guardi, barone. Sono due giorni che prepariamo stanze e cose per Video Calabria, ma voi siete arrivati solo adesso. Beh, ma noi possiamo anche fare una settimanella, visto che ormai abbiamo finito la puntata. Ma quando volete. Che bello. Signori, questa sarà la più bella intervista di tutta la stagione. E a me piacerebbe molto sapere come si svolge la giornata di un barone. Ah, perché non capita tutti i giorni, no, di incontrare un barone. Certo. No, purtroppo è la giornata di un comune mortale. Si lavora. Si alza presto, ci vai nelle banche dove non hai molti risultati, si va negli uffici dove ce n'hai ancora meno e poi si viene all'azienda e ci si rilassa. E questo sì, ci sta tutto. Ma questa azienda è nata quanto tempo fa? Questa azienda è molto antica, dal 1700 più o meno. Però nel tempo abbiamo cercato di migliorarla, credo che ci siamo anche abbastanza riusciti, abbiamo ancora tante cose da fare, però ci stiamo lavorando. Per esempio, che cosa le piacerebbe fare adesso per la sua terra? La sua bella terra. Per la mia bella terra mi piacerebbe che ci fossero altre aziende in qua intorno, cosa invece complicata, è che la Calabria diventasse un posto migliore. E quello purtroppo vedo che succede con difficoltà, non so perché, perché in effetti poi abbiamo delle peculiarità che si trovano difficilmente da altre parti d'Italia, però la storia resta quella. Il freno. Perché io ho incontrato tante persone in questo mio viaggio e tutti, la caratteristica comune è che tutti unendosi riescono a fare qualcosa di più, ma tutti mi dicono però non ci si riesce. Ma è la mentalità, cos'è che va cambiata? Ma la mentalità, secondo me non c'è molto spirito imprenditoriale in Calabria, quindi anche faccio anche io mea culpa, probabilmente gli imprenditori fanno poco, la politica fa niente, ripeto, le banche fanno nulla, la burocrazia fa ancora meno e poi si sopravvive in un mondo che per anni è stato gestito dal clientelismo. Oggi dobbiamo andare verso un'economia diversa, che non è più possibile continuare a pensare che un ragazzo deve andare a lavorare in comune, in ospedale e basta. Io credo che la cosa principale sia invece che nascano aziende, non solo agricole naturalmente, sul territorio, che diano opportunità di lavoro e economia a questa zona. Il percorso è lungo, difficile, complicatissimo, ma credo che si possa fare, almeno ci spero, voglio dire, se no non avrei veramente lavorato tanto per fare questo. Investito poi anche su questa azienda. E invece parliamo dei vostri prodotti. Sai di cosa non abbiamo parlato? Ah, no, abbiamo parlato un po', però mi racconti un po' dei vini, che a me piacciono tantissimo. Com'è venuto? Ho sentito che avete avuto un premio riguardo al rosé. Un premio all'anno. Ah, davvero? Sì, no, in verità abbiamo grandi soddisfazioni dal vino. Negli ultimi 2 anni siamo stati premiati prima per lo spumante bianco fatto da uno uva autoctona, che è il Mantonico, che è di questa zona, e quest'anno lo spumante rosé, che sono due vini fatti spumantizzati metodo classico, che è abbastanza una rarità in regione Calabria, che stanno andando molto bene. La vigna ritorna nella nostra azienda da pochi anni, però, perché chi ha seguito l'azienda prima di me è mio padre. A un certo punto aveva estirpato tutti i vigneti perché non davano solamente rogne. Al momento c'era un periodo complicato dove il vino non si vendeva, lui estirpò tutto. Poi noi abbiamo ripreso nel tempo a ripiantare vigna. Oggi stiamo ancora
incrementando la produzione, stiamo avendo un buon risultato. Chi acquista i vostri vini? Maggiori consumatori dei vostri vini attualmente? Il mercato locale al momento, il mercato locale e il mercato estero anche poco, però ancora noi facciamo produzione limitata, abbiamo cominciato da una decina d'anni, 5 anni forse sul mercato. Ah, è poco. Quindi sì, ancora è poco e fra l'altro siamo in espansione come produzione, perché noi naturalmente facciamo il vino solamente dai nostri vigneti, non compriamo vino come fanno molti, non compriamo, noi trasformiamo solamente l'uva che produciamo. Come tutti anche gli altri prodotti che avete qui. Come anche gli altri prodotti che abbiamo qui, sì, questa è un'azienda che vende solamente i prodotti che fa da sé, quindi i formaggi che si prendono qui sono fatti dai nostri allevamenti, di capre, pecore e vacche. Gli agrumi sono di questa zona, l'olio la stessa cosa, cioè noi quello che riusciamo a produrre produciamo. E i punti vendita di Macri dove sono? Al momento sono qui in azienda e a Locri, sul corso principale di Locri, ma ne stiamo aprendo altri in giro. E poi ci sono naturalmente molti rivenditori a cui diamo il nostro prodotto in questa zona, anche in provincia, a Reggio, anche a Catanzaro. Bella, che bella realtà, che bello. Senti, no, è bello sul serio. No, è bello sul serio. Adesso a parte non vorremmo fare troppe invidie ai telespettatori, ma voglio dire, non in piscina ma al mare ce l'abbiamo, tu ce l'avete tutti, quindi andiamo tutti a farci un bagno al mare. Invece adesso io me la meritavo questa bella rinfrescata. Sì, tutto il giorno sotto il sole. E senti, un barone cosa fa la sera? Dove va? Dai, racconto. A dormire, perché la mattina si alza presto per andare a vendere. Si alza alle 5 del mattino? Alle 5 del mattino per andare a raccogliere i pomodori. Dai, che non ci credo. Gioca a burraco. Bene. Gioca a burraco. No, mi annoio, però ogni tanto. E cosa ti piace fare? Dai, non è uno scherzo. Voglio lasciare i nostri amici telespettatori con il sapore di sapere che cosa fa un barone. Dai, qualcuno sarà curioso. No, non sto scherzando. Cosa fa il barone? Io per esempio la sera, cosa faccio? Apro le mail, faccio cose. Delle volte suono il pianoforte perché mi piace suonare, è l'unico momento della giornata, e guardo tanti film ultimamente. Diciamo le cose che fai tu ultimamente, dai. Poco, niente, si va un po' in giro, si va anche. Qualche amico. Si vede qualche amico, si vede la televisione, si gira a burra. Gioca pure, giocherà a Brigio, cosa volete che giochi un barone? Non c'è nessuno che gioca a Brigio. No, non più. Scacchi? Scacchi neanche. Beh, insomma, ci sarà un gioco nobile, scusami, da fare la sera. No, bisogna trasferirsi in Inghilterra. Non è possibile. Allora andiamo a fare un burraco svizzero, dici? Burraco svizzero, interessante. Interessante, va bene, lo possiamo inventare noi. Vabbè, allora io la saluto, le direi una cosa. Torni quando vuole, naturalmente. Ah beh, con questa sistemazione tornerò sicuramente, io la ringrazio, la lascio qui in ammollo, non sia troppo perché poi... Si rovina la pelle. Sì, comincia a grinzirsi la pelle, non va bene, mi raccomando. No, grazie. Buon sole, carissimo, grazie. La ringrazio, do questa mano perché questa è occupata, ma che galante. Ah, io adoro i baroni. Allora, girando tra Gerace e Locri, sono stata attratta da questa struttura, questo stabilimento termale Acque Sante. Allora mi sono fermata un momento e ho incontrato la signora Marisa Bennici, che lavora alle terme e diciamo che le nostre sono conosciute da sempre come Acque Sante, in quanto venivano anche portate nell'antica Locri per Zefiri. E siamo per lo più, usiamo le nostre acque per lo più a livello sanitario, e cioè per le cure che curano le malattie osteoarticolari e le malattie dell'apparato respiratorio. Inalazione, facciamo le cure inalatorie, bagni e fanghi, e le bagne per le malattie dermatologiche, i bagni per le malattie artroreumatiche. E quindi un
un'importante realtà. Un'importante realtà della, della costa ionica, della provincia Reggina. Eccomi, ciao Sabrina. Stai misurando la temperatura? La temperatura, sì. Allora, questo è il regno della cultura della spirulina. Ci racconti un po' come nasce, come la fai crescere? Ok. La spirulina, vabbè, diciamo prima un pochino che cos'è, spieghiamo a chi non conosce che cos'è la spirulina. È una microalga che fa parte della famiglia dei cianobatteri, quindi si comporta proprio come i batteri, cresce, si riproduce per scissione e trae energia grazie alla fotosintesi clorofiliana, proprio come le piante. Qui, come vediamo, ci sono delle vaschette in cui viene ad essere messa in coltura mediante un mezzo chiamato Zarruk. Il letto di coltura dove cresce si chiama appunto Zarruk. Scusami, mi è perso di capire che c'è l'origine di tutto questo, arriva da fuori l'Italia, dall'Argentina. Dall'Argentina, sì. In che modo? Un nostro socio che è appunto argentino, che ha creato questa azienda che è una multinazionale, Oil Fox, ci ha portato appunto la coltura della spirulina, il liquido, mediante una semplice bottiglia di 2,5 litri, sono arrivati 4 litri e noi l'abbiamo fatta crescere facendola riprodurre. Per ora la vediamo in queste 4 vasche, ma poi vedremo in una quantità superiore di mezzo. Di quante tonnellate? Poi lo vediamo. Mamma mia, una cosa incredibile, guardate. Sì. Scusami che ti interrompo, dimmi. Niente, appunto. Cresce in ambienti caldi, nelle zone appunto subtropicali, quindi la sua temperatura ottimale è dai 30 ai 36 gradi, ad un pH tra i 9 e 10, quindi in un ambiente molto alcalino. L'acqua, scusami, domanda, è vero che deve essere non troppo salata, non troppo dolce? Esatto, deve avere delle proprietà particolari. In effetti facciamo sempre, andiamo a fare sempre le analisi dell'acqua, poiché altrimenti, non trovandosi in un ambiente ottimale, se ci sono magari degli elementi che la possono disturbare, non viene a crescere bene e muore, quindi. Beh, certo. Senti, ma avete uno strumento particolare per misurare anche l'alcalinità? La crescita, temperatura e pH. Per la crescita abbiamo uno strumento che si chiama disco di Secchi. Generalmente la crescita viene ad essere misurata mediante il peso secco, ma noi lo andiamo a misurare mediante questo disco di Secchi, che magari... Lo vediamo? Sì. Interessante. Allora, è proprio un disco in effetti. Questo disco, abbiamo questo qua che è graduato e andiamo appunto a misurare la crescita. Quando viene ad essere messo in coltura, quando viene ad essere fatto il primo inoculo, generalmente ci troviamo a 7. Quando arriviamo ad un'unità di 3 più o meno, 2,5-3, può venire fatta la raccolta, quindi andiamo a separare il mezzo di coltura dalla microalga, appunto dalla cellula microalgale, e poi viene ad essere essiccata, ridotta poi in polvere per la produzione di compresse, appunto integratori. Come fai a vedere qui la... Qui c'è... Da dove si vede? In pratica, vabbè, questo è molto è fatto, diciamo, dal nostro socio argentino, dove ha un anno di vita. E come vedete c'è una scala graduata. Sì. Quando, esatto, sì. Adesso siamo ad un Secchi 4.
Sabrina, ma si può vedere la cellula al microscopio? Certo, la puoi far vedere? Sì, assolutamente. Così vediamo proprio questa forma classica spirale dalla quale appunto prende il nome la spirulina. Esatto, esatto. Sì. Questa è l'immagine che vediamo al microscopio della spirulina. Come possiamo notare, appunto, la classica forma spirale, che è la sua struttura tridimensionale, dalla quale appunto prende il nome la spirulina. Ah, bellissimo, interessantissimo, grazie Sabrina. Senti, ma io sono curiosa di vedere come voi la coltivate in larga scala, questa spirulina. Si può vedere? Sì, certo, vi accompagno di là. Tolgo il camice però perché fa tanto caldo sotto la serra. Sì, eh. Sì. Ah beh, sotto la serra per forza. Va bene, dai, andiamo, grazie. Zita sta viziosa, lo zito con la zita su una cosa scandalosa, e si brazzano e si stringono e si mentano a basari, dalla casa in tali strati puro puro un tempo chiari. Mutusce vuoi, cucuzze acqua, e mutusce vuoi, cucuzze acqua, e mutusce vuoi, cucuzze acqua. Sabrina, che caldo, avevi proprio ragione. Ci facciamo la sauna. Vabbè, quattro parole qui veloce. Sì. Esatto. Wow. Queste sono le vasche che mi dici. Sono le vasche, sì. Come vedete c'è un sistema di pale che serve per appunto mantenere la movimentazione e per ossigenare anche la coltura. Qui sotto, come potete notare, ci sono 40 gradi almeno. Sabrina, ma allora raccontiamo ai nostri amici però perché è così importante la spirulina, perché è così conosciuta nel mondo per le sue proprietà. Sì, allora, oltre ad essere un alimento naturale molto proteico, possiamo pensare e fare il paragone tra le proteine della carne, dei latticini, quindi dei formaggi, che sono circa il 20%, la spirulina ne contiene quasi il 70% in indice proteico, quindi può essere un ottimo sostituto di un pasto. Questo per le signore che stanno seguendo una dieta. Esatto. Però Sabrina, diciamo subito, per quanto riguarda spirulina associata a dieta, non prendete le cose in maniera smodata, perché come bisogna devono sempre appunto farsi seguire. Diamo una piccola indicazione, un piccolo protocollo. Bisogna farsi seguire, ovviamente, non bisogna fare una nutrizionista da qualcuno competente, insomma. Ecco, non inghiottite pillole a caso. Questo vale per la spirulina, ma anche per tutto il resto delle cose. Sì, appunto. È considerato il cibo dei vegani, perché appunto non mangiando, diciamo, derivati animale, quindi sì, prodotti animali. Ha anche un contenuto di ferro e quindi è un ottimo immunostimolatore, è molto ricca di calcio, aiuta la rimineralizzazione delle ossa e va bene anche contro l'osteoporosi, come integratore per l'osteoporosi. Antitumorale, antitumorale, vero? Sì, poiché avendo cresce in un pH alcalino, quindi come sappiamo è un ottimo antitumorale. E ha altre proprietà veramente è incredibile, lo so. Infatti non per niente già dall'antichità la utilizzavano. Esatto. A pensare che gli aztechi già utilizzavano quest'alga, sì. Va bene. Senti, so che mi devi presentare una persona che è l'amministratore, no, di questa società. Esatto, sì, il presidente di Galatea SRL. Sì. Dov'è? Arriva.
Sta facendo il bagno nelle alghe? No, eccolo. Buongiorno. Ben trovato. Buongiorno. Giuseppe Montanari. Ah, sì, Giuseppe. Salve, Giuseppe. Allora, come è venuta questa idea formidabile? Io sono molto legata alle proprietà proprio delle erbe, delle alghe, delle cose naturali. Benissimo. E come vi è venuto? Noi siamo stati coinvolti in questo progetto che è ampio, si sviluppa su scala mondiale, dal nostro partner argentino durante un nostro incontro in Colombia nell'anno 2016. Abbiamo fatto appunto questo viaggio proprio per avere una migliore conoscenza e visione d'insieme di quello che era questo progetto, e effettivamente abbiamo visitato uno dei due campi di coltura presenti appunto in Colombia, sempre in partnership col partner argentino, e ci siamo appassionati a tal punto da avere appunto la voglia di provare, anche noi di iniziare questa grande avventura che ci ha portato poi alla realizzazione di quest'opera che abbiamo la possibilità oggi di visionare. Comunque da quant'è che state coltivando? È una società nuova per voi, allora, in questo momento sta sviluppandosi? Assolutamente, quindi la tecnologia presente in questa struttura ci è stata trasferita appunto dal partner argentino come know-how di sua principale proprietà. Noi abbiamo messo in opera, abbiamo messo in campo naturalmente questa tecnologia fino alla realizzazione di questo impianto. Oggi quello che noi speriamo naturalmente di poter realizzare è la coltura da mettere naturalmente in commercio con le proprietà che sono state meglio indicate dalla nostra biologa Sabrina, ma oltre a questo vorremmo partecipare, come nostra intenzione, anche ad un progetto molto più ampio, appunto dicevo, su scala mondiale, che è quello di poter fare un qualcosa nel nostro piccolo per risolvere la fame nel mondo. Può sembrare un progetto forse fin troppo ambizioso, ma poi quando sarà il momento opportuno spiegheremo anche che cosa vogliamo dire con questo, cercare di risolvere la fame del mondo, per date le proprietà che ha questa microalga. Certo. Complimentoni, è bello questo progetto. Grazie, noi ci siamo appassionati, siamo una società, una piccola società composta da 4 soci e più naturalmente la nostra biologa e qualche altro collaboratore all'interno della società, e quotidianamente diciamo che ci dedichiamo a portarlo avanti, dalle cose più piccole diciamo agli impegni un po' più gravosi. Immagino. Beh, davvero complimenti, e io vi faccio anche tanti auguri per lo sviluppo del progetto in scala mondiale, davvero. Grazie. Bravi. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie di esserci venuti a trovare. Grazie. Buona giornata, buon Ciao, lavoro. Ciao, grazie. Vieni Vittorio, mi sa che è questo, Locri Pizzeferi, sì, è il Museo Nazionale di Locri, entriamo che c'è la direttrice che ci sta aspettando. Sto per incontrare la direttrice del Museo di Locri, Museo Nazionale di Locri, la dottoressa Rossella Agostino. Eccolo, buonasera. Ben arrivati. Salve, buonasera, come sta dottoressa? Bene, anche voi, vedo, nonostante il caldo vi siete avventurati a Locri. Sì, noi ci avventuriamo sempre. Il parco. Per visitare le cose belle, i siti archeologici, i musei soprattutto, e quindi siamo qui con lei. Lascio questo bel panorama del museo a lei, perché chi meglio? Ma, cercheremo di raccontarvi semplicemente e velocemente che cosa offre il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri. In realtà Locri è molto antica, è stata molto fortunata
fortunata, perché la nuova cittadina è stata edificata a qualche chilometro dal sito dell'antica città, dell'antica fondazione coloniale di Locri. Quindi è stato possibile effettuare degli scavi in estensione in maniera esaustiva e conosciamo tanto, se non tutto naturalmente, dell'organizzazione di questo centro coloniale fondato alla fine dell'VIII secolo a.C. che oggi permette ai visitatori di conoscere come era strutturata una città fondata dai greci di madrepatria. Infatti all'interno del parco voi potete osservare alcuni tratti delle mura di cinta della città con le relative porte d'accesso alle torri di difesa. Avete modo di visitare il quartiere di Centocamere, cioè il quartiere artigianale abitativo del centro coloniale di Locri, così come avete il modo di visitare alcune delle aree sacre più importanti, tra le quali l'area del santuario di Marisà, situato al centro di quest'area, oppure la zona del Tesmoforion. E la fortuna anche del sito antico di Locri è che il visitatore può osservare al contempo sia i resti archeologici di cui parlavo, che le diverse tipologie di manufatti ritrovati in occasione delle indagini condotte ormai con una certa sistematicità dalla fine dall'inizio del secolo scorso ai nostri giorni. Quindi questo è il museo costruito negli anni 70, dichiarato museo nazionale negli anni 90, oggi afferente come l'intero parco al polo museale della Calabria, questo istituto creato dopo la riforma di pochissimi anni fa voluta dal ministro Franceschini. E il museo dentro il quale noi siamo è quello dedicato alla polis magnogreca, quindi ci racconta come vivevano i ceramisti, gli abitanti di Locri tra il VI, V fino al III secolo a.C., ci racconta come solitamente seppellivano i loro defunti e come onoravano il loro Pantheon. E vi accompagno per esempio nella sala dedicata ai rinvenimenti dal santuario della Mannella, il santuario collocato a pochi chilometri dall'antica città e da cui provengono i ben noti pinaches, cioè delle tavolette in terracotta rinvenute a migliaia in questa area sacra, che ci ripropongono il mito, la storia del ratto di Persefone. E la fanciulla che è condotta nell'oltretomba dal dio dell'oltretomba, che viveva 6 mesi sulla terra e 6 mesi nell'aldilà, e che poi corrisponde al periodo della primavera e dell'estate, il momento in cui lei viveva sulla terra, corrisponde invece all'autunno, all'inverno, quindi quando la fioritura dei fiori è finita, quando i frutti sugli alberi non ci sono più, quindi corrisponde al momento di sonno della natura. I pinaches sono dei preziosi reperti conservati in parte al Museo di Locri, in parte al Museo di Reggio, sono molto carini perché tra l'altro dettagliano su alcuni modi di lavorare degli artigiani del quartiere di Centocamere. Alcuni conservano ancora il colore che gli artisti stendevano sulle varie parti degli animali, del cavallo che utilizzato per il ratto, delle figure femminili, delle figure maschili, così come ci racconta quali offerte alla divinità si facessero, per esempio il gallo, oppure ancora nell'altra vetrina le fanciulle prima che prima del matrimonio della fanciulla Persefone, delle offerte, la raccolta dei frutti. Quindi sono dei quadretti, chiamiamoli così molto semplicemente, che venivano offerti alla divinità, e noi abbiamo pensato, siccome probabilmente erano appesi agli alberi presenti nell'area del santuario, nell'area sacra, abbiamo ricostruito questo ramo d'albero proprio per dare questa indicazione. Sono dei piccoli cavolavori ritrovati, come dicevo, in centinaia, realizzati a stampo, quindi con delle matrici, così come gli scavi hanno dato la possibilità di ritrovare nelle zone dei botri, delle pozzi sacri, queste decine e decine di oggetti di varia tipologia, vasi, statuette in terracotta, balsamari e curiosi ma interessanti piccoli oggetti sono per esempio le offerte fatte alla divinità che corrispondono ad alcune delle produzioni
funzioni della terra dell'epoca. In pratica i fedeli offrivano alla divinità di questi oggetti in terracotta che riproducevano esattamente i doni della terra, quindi la verdura, le mele di varia tipologia, i melograni, e tra l'altro l'albero del melograno è ancora uno degli alberi caratteristici delle campagne locresi. E la melagrana è legatissima alle storia di Persefone, perché tutti i suoi innumerevoli chicchi ricordano un po' la procreazione, la fecondazione, quindi è uno dei frutti legati alla divinità. Unitamente una serie di produzioni vasellame ceramico che documenta come Locri fosse inserita in un circuito commerciale dell'area mediterranea in tutti i periodi tra il VII, il VI e il V secolo a.C., quindi una città che aveva scambi con le altre aree del Mediterraneo con grande frequenza. E mentre in questa sala abbiamo ricostruito il modellino della casa tipica del quartiere di Centocamere cui accennavo prima, e così come con le fornaci ritrovate, di cui alcune anche abbastanza grandi, con le quali cerchiamo di spiegare anche alle scolaresche che vengono in visita come in realtà fossero state realizzate le fornaci da cui provengono alcuni esempi di dei prodotti degli artigiani locresi. Sono molto particolari le matrici. Ecco, di uno abbiamo creato lo stampo negativo e positivo in maniera da far comprendere cosa in realtà più chiaramente quell'oggetto fosse, i satiri, la figura femminile con le offerte, quindi le presenze tra l'altro delle matrici documentano che le produzioni sono produzioni locali, non importazioni, quindi questa vivace attività artigianale del quartiere di Centocamere. E una serie di oggetti tra cui sono anche conosciute nei manuali di archeologia come i pinacas, anche queste piccole arule, piccoli altarini votivi che hanno frequentemente la raffigurazione della lotta degli animali. Particolari conservati al Museo di Locri, forse vorrei ricordare il carapace utilizzato come cassa di risonanza per la rila, è stato ricostruito dal nostro laboratorio, e gli auli in avorio ricorda quanto i locresi fossero legati al mondo musicale, addirittura era attiva una scuola dei cosiddetti locristi, era un aspetto delle arti molto sentito dai nostri locresi di V secolo a.C. e il mondo della musica è riprodotto anche in alcuni vasi, ecco, come vediamo in queste due esemplificazioni, e poi una serie di oggetti, di piccoli oggetti, sempre offerte votive. Diciamo che conosciamo molto come si viveva nell'antichità anche attraverso appunto le offerte che si facevano alle divinità e anche attraverso i corredi funerari che venivano deposti all'interno e all'esterno delle varie sepolture. Quest'angolo del museo dedicato alla città magno-greca di Locri, e abbiamo un po' ricostruito il telaio con i paesetti che si ritrovano frequentemente nelle zone di abitato e anche talora nelle aree di necropoli, e alcuni degli oggetti più tipici di una casa, le anfore che servivano per l'olio, per il vino, oppure le pentole dove si cucinavano le minestre, le verdure, quindi anche ci raccontano la quotidianità, perché l'archeologia locrese, come credo l'archeologia di tutte le città antiche, è quella della quotidianità. Il bell'oggetto, l'oggetto importante, l'oggetto di un artista particolarmente famoso è certamente una scoperta di grande interesse, utile per scrivere i libri di archeologia, però il cittadino e noi stessi archeologi conosciamo il mondo antico proprio attraverso i rinvenimenti della vita quotidiana.
E io ringrazio tantissimo la dottoressa Rossella Agostino per averci illustrato qualsiasi fatto sul Museo Nazionale di Locri. Ci ha anche indicato questo bellissimo teatro romano dove siamo venuti, e quindi noi la ringraziamo. Spero che così voi di Lido Calabria siete stati bene con noi per questo viaggio culturale di oggi a Locri. Grazie mille, un abbraccio a tutti, ciao!